Non solo risarcimenti alle calamità alluvionali, ma anche stanziamenti a prevenirle. La Camera di Commercio delle Marche oggi ha presentato a Pesaro un bando inedito che va in questa direzione. 600.000 gli euro stanziati in azioni mirate a incoraggiare e supportare le imprese in acquisti di beni strumentali come paratie, serramenti a tenuta stagna, sistemi di canalizzazione dell'acqua, motopompe e tanti altri accorgimenti votati alla logica del prevenire ancor prima che risarcire. Con un bando ad hoc dove andiamo a dare dei voucher, delle contribuzioni anche per chi vuole assicurarsi per queste alluvioni, per chi vuole acquistare del materiale per poter far sì che quando arrivano questi eventi, magari i propri laboratori, i propri negozi, le proprie attività, non l'acqua venga defluita fuori dai loro locali. Sono dei piccoli interventi, ma molto importanti, che cambia il paradigma, non più dei risarcimenti, dei danni, ma andiamo a prevenire con delle attività che gli imprenditori possono fare. Beneficiari del bando i comuni alluvionati dello scorso settembre, ma i recenti eventi analoghi fra Nord delle Marche e Romagna suggeriscono la possibilità di un allargamento. Sì, abbiamo inserito, lo faremo nella giunta di lunedì, anche i territori inseriti nell'alluvione purtroppo che la Romagna ha avuto in queste ultime settimane. È un bando che il sistema camerale penso che sia la prima volta che lo mette in atto, ovvero no, andare non su delle linee di ristoro per i danni che un'azienda ha avuto, ma prevenire prima con delle attività. Nell'occasione odierna Sabatini ha anche annunciato l'appuntamento con la 32esima Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all'estero che si terrà nelle Marche dal 16 al 20 giugno a Colli del Tronto. Un appuntamento dedicato alla internazionalizzazione d'impresa alla presenza di 74 camere di commercio da tutto il mondo. Avremo 180-190 delegati che saranno presenti e avremo il 16 un convegno che stiamo cercando con Assocamere Estere e Unione Camere Nazionale. Il nostro presidente Acquaroli di avere anche dei ministri su delle tematiche importanti come il Made in Italy nel mondo e gli stati generali dell'internazionalizzazione, con dei panel nel pomeriggio importanti dove parleremo di agricoltura, Made in Italy, infrastrutture, attrazione di investimenti. E il 19 giugno avremo, penso, il più grande B2B che mai si è fatto nelle Marche, fra imprese e camere di commercio.